dal padre di lui normale a 22 anni. Lui geloso non solo di Giulia come donna, ma anche della sua determinazione e della laurea che avrebbe conseguito a breve, nel corso della quale lui riscontrava difficoltà. Giulia Tramontano, 29 anni, uccisa dal compagno con 37 anni. Quante volte queste donne hanno parlato di amici o parenti di comportamenti strani, gelosia ossessiva? Secondo gli inquirenti, quante volte hanno avuto risposte concrete? La banalizzazione di comportamenti allarmanti, tuttavia, non è detta di aiutare i singoli, ma la collettività, al modo in cui siamo abituati a vivere. Basti pensare che lo stupro fino al 1996 era considerato crimine contro il buon costume e non contro la persona. Eppure, ben 27 anni dopo, abbiamo reso normali congetture limitanti. Chi ha deciso che la gelosia, quella morbosa e soffocante, è normale in una coppia di adolescenti? Quando abbiamo studiato che in un litigio è meglio star zitti per non alimentare il fuoco? Quando abbiamo fatto di una legge non scritta il divieto di camminare da sole per strada dopo le 22? Secondo quali criteri il no di una donna ubriaca non ha valore? Perché una donna che decide di godere liberamente della sua sessualità deve essere abitata con una poco di buono? Perché la scalata al successo di una donna deve prevedere nell'immaginario collettivo favori sessuali ad uomini potenti? Non ci sono risposte a queste domande e francamente credo non ne avremo mai. Ma proprio perché non si deve banalizzare, mi voglio rivolgere agli uomini. Prestate attenzione ai dettagli. La prossima volta che un amico vi parlerà di una donna come fosse un trofeo da aggiungere alla sua collezione, dissuadetelo. La prossima volta che agiterete una donna per le sue scelte sessuali, chiedetevi quanto davvero vi importi. Quando vi capiterà di pensare che una donna non è in grado di svolgere le vostre stesse mansioni, fermatevi a riflettere. Se doveste leggere di una ragazza in minigonna che è stata stuprata, imputate come colpevole di un aggressore, non un capo di abbigliamento. Uomini, siate sostenitori delle donne, amici fedeli, fidanzati amorevoli e mariti impeccabili. La battaglia contro la violenza sulle donne non va combattuta solo dalle donne, ma da tutti, perché è una lotta senza genere, età e preferenze. Questa è una battaglia che va combattuta soprattutto dagli uomini che ogni giorno si impegnano a dimostrare che ancora ci si può fidare del proprio compagno, del proprio fratello e del padre dei bambini.